Bene, buongiorno a tutti dalla Batcaverna. Siamo qui per mostrarvi come si crea questo fumetto. La prima cosa importante da fare, come vedete qui, è determinare le impostazioni della pagina. Potete avere Comic Life in italiano, in inglese, la versione 2 per Mac, non importa. Queste sono le specifiche da assegnare. Perché a noi interessa creare un fumetto in 16 noni. Solo per una questione di leggibilità e visibilità è molto più, come dire, un aspetto più professionale, una disposizione orizzontale. È molto importante il colore, ecco, questa è l'operazione che qui si sta facendo, di assegnare il colore della pagina. Attenzione perché il colore della pagina non è da confondere col colore dello sfondo della vignetta anche nella pagina. Comunque, quando avete finito di creare il vostro, ecco, la vostra impostazione, poi dovete chiuderla e aprire una nuova pagina secondo le nuove impostazioni, altrimenti vi ripropone il formato a inserito. Avete visto quella che viene definita una vignetta? Questa è una vignetta. Le foto le potete anche trascinare direttamente dalla scrivania come vi pare, oppure in porta con i soliti comandi di tutte le applicazioni. Ecco, vedete, abbiamo fatto un doppio clic e l'immagine quindi si può muovere, la possiamo allargare, rimpicciolire, perché in questo momento siamo al secondo livello, cioè siamo all'interno della vignetta. Questo è molto importante da comprendere. E qui invece siamo al primo livello, quindi qui spostiamo la vignetta e ne determiniamo l'ampiezza su un'immagine sottostante che è stata allargata oppure rimpicciolita. Voglio rimarcare questo punto perché gran parte del lavoro di costruzione filmico poi in effetti deriva dal taglio dell'inquadratura. Gli effetti sono determinati da questo fondamentalmente. Applicare un fumetto poi molto semplice, avete visto, però noi dobbiamo poi fare attenzione, ecco qui lo si sta posizionando correttamente, però quello che voglio dirvi è che noi dobbiamo fare a un certo punto attenzione al fatto che ecco, l'ampiezza dei font sia sufficientemente elevata da poter essere letta poi quando tutto questo sarà trasformato in un filmato, perché tenete conto che comunque la finestra di visualizzazione del nostro filmato sarà intorno ai 400, tra i 300 e i 400 pixel. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una nuova pagina dal menu Page, pagina, quello che è, poi formato, andiamo a controllare che i colori siano gli stessi, quindi sempre nero lo sfondo della pagina, nero la pagina, adesso torniamo su Still di nuovo, qui stiamo usando la versione per Windows, però vedete l'interfaccia è simile. Bene, a questo punto attenzione perché? Perché noi vogliamo riproporre degli elementi della pagina precedente in quella successiva, quindi facciamo un copia e incolla. Il copia e incolla ci collocherà esattamente, ecco, per esempio, se questa immagine del tramonto dovesse stare su per un tot di secondi, quindi per un certo numero di frame, noi dovremmo riproporla. E la cosa migliore da fare è copiare e incollare. Così anche il fumetto, una volta che abbiamo le impostazioni, vedete, basta cambiare la scritta e la direzione del fumetto stesso, e guardate, noi abbiamo creato molto facilmente un dialogo. Vedete? E dà un bel effetto, ve l'assicuro, poi nel momento in cui noi aggiusteremo ancora in sede di montaggio video. Però, come potete notare, si tratta di operazioni semplici da un punto di vista tecnico. Il vero problema, come al solito, è quello di cercare di calibrare i dialoghi, non scrivere
gli audio troppo lunghi, nel senso, non perché si possano leggere, ma perché poi si ha la tendenza a raccontare troppo. Raccontate l'indispensabile, lasciate un po' di suspense, non troppo a suspense perché altrimenti non si capisce niente, per cui diciamo un delicato equilibrio quello del racconto, il lettore deve capire, non capire, lo spettatore anche. Poi salvate tutto come immagini e questo è tutto, buon lavoro insomma. Sono sicuro che farete un grande lavoro.